Benvenuti a tutti. Siamo alla seconda tappa del nostro cammino, dalla paura all'incontro, in cui proponiamo un approfondimento sui verbi accogliere, promuovere, proteggere ed integrare i migranti e rifugiati, che Papa Francesco ci ha indicato nel suo messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. È un percorso iniziato per promuovere il libro Il diritto al viaggio, abecedario delle migrazioni, curato da Luca Barbari e Francesco De Vanna. È un percorso poi che si è ingrandito, grazie alla partecipazione e alla collaborazione di molte associazioni modenesi, Pastorale Sociale del Lavoro, della Diocesi di Modena, Unione Giuristi Cattolici Modenesi, Porta Aperta, AGESI Zona di Modena e Zona di Modena Pedemontana, Azione Cattolica, Missio Modena, CSI, FUCI, Arte Migrante, Fondazione Migranti Diocesana, Festival della Migrazione, e ha avuto sede e Pastorale Universitaria. Sono davvero tante queste associazioni che si sono ritrovate unite dallo stesso desiderio di impegnarsi affinché, come dice Papa Francesco, ogni forestiero che bussa alla nostra porta sia un'occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. Il Signore affida l'amore materno della Chiesa a ogni essere umano, costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell'esperienza migratoria, dalla partenza al viaggio, dall'arrivo al ritorno. È una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. Il nostro Vescovo Elio, che ci ha aiutato a riflettere sul verbo accogliere durante il primo incontro, ha detto che spesso, anche nella nostra comunità cristiana, il verbo accogliere, invece di unire, purtroppo divide. Queste associazioni e la presenza di tutti voi questa sera ci mostra che è davvero bello lavorare insieme, sentendoci parte di un'unica comunità che intende approfondire e riflettere un tema così attuale e carico di significato per la nostra società, lasciando quindi emergere una grande speranza e un desiderio di un futuro di solidarietà. Il verbo che affronteremo questa sera è il verbo promuovere. Dal messaggio del Papa leggiamo: promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati, così come le comunità che li accolgono, siano messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l'umanità voluta dal Creatore. Tra queste dimensioni va riconosciuto il giusto valore alla dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la libertà di professione e pratica religiosa. Molti migranti e rifugiati hanno competenze che vanno adeguatamente certificate e valorizzate. Siccome il lavoro umano per sua natura è destinato a unire i popoli, incoraggio a prodigarsi affinché venga promosso l'inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati, garantendo a tutti, compresi i richiedenti asilo, la possibilità di lavorare, percorsi formativi linguistici e di cittadinanza attiva e un'informazione adeguata nelle loro lingue originali. Nel caso di minori migranti, il loro coinvolgimento in attività lavorative richiede di essere regolamentato in modo da prevenire abusi e minacce alla loro normale crescita. Nel 2006 Benedetto XVI sottolineava come nel contesto migratorio la famiglia sia luogo e risorsa della cultura della vita e fattore di integrazione di valori. La sua integrità va sempre promossa, favorendo il ricongiungimento familiare, con l'inclusione di nonni, fratelli e nipoti, senza mai farlo dipendere da requisiti economici. Nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati in situazioni di disabilità, vanno assicurate maggiori attenzioni e supporti.
Pur considerando encomiabili gli sforzi fin qui profusi da molti paesi in termini di cooperazione internazionale e assistenza umanitaria, auspico che nella distribuzione di tali aiuti si considerino i bisogni, ad esempio l'assistenza medica e sociale e l'educazione, dei paesi in via di sviluppo che ricevono ingenti flussi di rifugiati e migranti. E parimenti si includano tra i destinatari le comunità locali in situazioni di deprivazione materiale e vulnerabilità. Questa sera sarà con noi Don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, un organismo pastorale collegato alla CEI, che si occupa della cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità. È arrivato da Roma proprio per noi. Thank you.
nostra vita è piena di parole. Da quando nasciamo siamo immersi nelle parole. Le nostre città, le radio, le televisioni, a scuola, per strada. Le parole ci accompagnano in ogni momento. Le parole, però, possono diventare armi, possono modificare la realtà, possono essere scagliate con violenza verso l'altro e fare male. Le parole che diciamo nel definire le persone, nelle nostre relazioni, nella nostra vita quotidiana, hanno la forza reale di creare dentro di noi un'infrastruttura che pian piano genera un comportamento. Ci modificano. Dal nome che diamo alle cose e da come le raccontiamo dipende il nostro futuro, molto di più di quello che crediamo. Oggi, nel nostro vivere le relazioni, nel nostro vivere nel mondo, nel definire gli altri, nel fare politica, si accettano parole svalutative e rancorose che spesso si tendono a giustificare e verso le quali non facciamo più tanto caso. Queste parole sono armi, armi potenti, che inducono atteggiamenti che pian piano diventeranno comportamenti e idee, in una progressione che ad un certo punto non si riuscirà più a controllare. Se non si fa un lavoro di prevenzione e di formazione delle nostre parole, ci accorgeremo del loro potere costruttivo e distruttivo quando sarà ormai troppo tardi. Si tratta di avere il coraggio e la lungimiranza di abbandonare le parole violente, mettere da parte le parole rancorose, abbandonare le parole sasso che scagliamo contro chi è altro da noi. Forse ci saranno momenti in cui rimarremo in silenzio, momenti in cui le parole non bastano, in cui non ci sono parole. Forse potremo scoprire in quei momenti che le nostre parole sono fragili, ferite e vulnerabili. Ma le parole fragili sono anche parole buone, che tessono legami, che creano relazioni, che curano le nostre ferite. Sono parole che ci saziano, che ci entrano dentro e ci nutrono. Sguardo.
Non ho le parole dalla mia parte. Stanno nel mondo, in ordine sparso, fuori, attorno alle cose o nel loro scuro fondo. Sono solchi, su terra spaccata, urlo di bestia nella notte, male che orienta, che dà alla luce. Fanno trincea, sbrigliando, pulsano forte nella nullità delle cose, fanno fessura, lasciano un appuntamento nella gioia incredula del mondo. Passami il pane, a che ora parti? Lo accompagni? Passami la tua mano, trasmetti senso a perdita d'occhio, non orizzonte spento, chiamala la parola. Passa l'impedimento che ci sgretola, l'aspro invito del limite. Mi inginocchio, chino le spalle tutte sotto il peso del grande, lo snodo, lo perdo, nell'infinito del pavimento, preghiera a terra. Dammi una parola sola, un richiamo per essere umani. Immagino si potrebbe definire di buonissimi.
E quindi diceva che io ho cose tutte diverse da quelle che ho detto la settimana scorsa. E ci diceva, dobbiamo smetterla di dire che le migrazioni non sono un problema. Le migrazioni sono anche un problema per molte persone. Dobbiamo già sperare a passare dallo scontro al confronto, a prestare attenzione anche alle ragioni dell'altro, alle sue paure. Anche il Vescovo, citando la preghiera del Papa della giornata mondiale delle migrazioni, diceva che avete dei dubbi, dei timori, delle perplessità, non è un peccato, che dobbiamo dare ascolto a queste parole, a questi dubbi. Certo, non per lasciarci determinare o decidere da queste parole. Quindi ci ha sfidato su questo punto. Dicevo, l'immigrazione è un problema, non soltanto perché troppo spesso è il sintomo delle profonde ingiustizie che segnano questo nostro mondo. Non vorrei ripetere le cose che già penso, almeno a livello della mente sono conosciute. Sono i dati Oxfam, settimana, l'1% della popolazione mondiale possiede la metà delle ricchezze di tutto il pianeta. E queste migrazioni forzate sono il sintomo di questa malattia per il moltiplicarsi dei conflitti, del commercio delle armi. Quindi le migrazioni sono spesso anche un problema, ma sono un problema soprattutto per la troppa cattiva accoglienza che c'è in Italia. Accoglienza che non promuove le persone, ma le spoglia di ogni dignità. Sarebbe lungo citare tanti episodi, ovviamente, forse un paio di anni fa, quelle immagini girate, se non sbaglio, da un ingegnere tunisino, dove quelli che erano stati naufraghi a Lampedusa, dopo essere stati messi nel centro nel caso, venivano disinfettati con delle bombe, nudi, cioè. Oppure non so se avete visto le foto sempre scattate da un telefonino di alcuni di quelli che erano stati sgomberati dal centro di Castelnuovo di Porto per essere trasferiti in luoghi, diciamo, deprimenti, cioè non assolutamente idonei. Questo è un problema, la tanta cattiva accoglienza che c'è in Italia. Ci sono esperienze splendide in Italia e anche in Europa, ma un po' in tutta Italia. Ma più spesso luoghi e prassi indegne di un essere umano. E io sono convinto che la violenza, il delinquere, che tanto spesso viene deprecato negli stranieri, trova il suo humus non in un'università etnica, ma nel degrado, nell'irregolarità a cui sono costretti per numero nel nostro paese. Io prima di fare il migrante, perché da un anno e mezzo ho cambiato comunità, diciamo, già faccio strada, sono arrivato con molti scavi, ho girato tutta l'Europa perché, non è il tema di questa sera, perché sapete che la Fondazione di Arte si è nata proprio per accompagnare italiani che migrano all'estero. E abbiamo attualmente 370 missioni sparse nel mondo, in tutti i continenti. E l'educazione non è un fatto del passato, è un fatto attualmente vivacissimo. Forse molti di voi si sorprenderanno, ma sono più italiani che escono negli ultimi 4-5 anni, 200.000 all'anno, questo ritmo, che non immigrati che entrano in Italia in questo momento. In questo momento, se c'è un'emergenza, non è l'invasione. Sono 4 anni che non cresce più il numero degli immigrati in Italia, ma è una fuga dall'Italia. E andando a Berlino, a Londra, a Barcellona, io ritrovo migliaia e migliaia di italiani che vivono a volte le stesse discriminazioni, le stesse difficoltà che vivono in
cittadini del nostro paese. Quindi volevo dire che la violenza, quello che noi interpretiamo, io mi sono convinto sempre più che è più il frutto non di una diversità etnica, ma del degrado. Io vi dicevo, sono stato 24 anni a parroco, a Pavia, sono un parroco, e dietro la parrocchia c'è una zona, c'è una zona di casa popolare, da sole trasferite dalla città vecchia, dove c'è lo spaccio continuo, dove c'è una forte illegalità, e purtroppo ragazzi di strada che crescono comunque col parroco sono vittime e poi colpevoli. È il degrado che genera tutto questo. Noi abbiamo in Italia un gran numero di persone che arrivano, non hanno titolo di soggiorno, non sanno dove andare, non sanno cosa fare, sono parcheggiati da qualche parte. Allora, questo è un vero problema, non basta fare arrivare sulle nostre coste, bisogna promuovere. Promuovere significa allora anzitutto riconoscere il volto umano, fraterno, di queste persone. È stato molto emozionante che mi hanno mandato il video del primo incontro, non so se ce l'avete, penso molti di voi. E un momento emozionante è stato quando a quelli che, come avete fatto stasera, no? Con le valigie, che però portavano una maschera, a un certo punto questa ragazza ha tolto questa maschera e ha fatto venire alla luce il volto umano di questa persona. Restituire l'uomo e l'uomo, come dice splendidamente Jean Bernanot nel suo romanzo capolavoro di Diario di un curato di campagna, ciò che è proprio agli altri, e il dottor Del Bene che parla, medico ateo, rivolgendosi al protagonista del romanzo, un povero curato di campagna, non è che ci sia la cura dei poveri, no, ma quello che non mi perdono, poiché voi ne avete la custodia, è di abbandonarci in questi sporchi. Capite? Dopo 20 secoli di cristianesimo, non ci si dovrebbe più vergognare di essere poveri, altrimenti voi l'avete tradito in questo Cristo. La questione sociale, prima di tutto, è una questione di onore. È l'ingiusta umiliazione dei poveri che crea queste macchine. Io sono convinto che la questione migratoria è anzitutto una questione di onore. E dopo 20 secoli di cristianesimo, non ci si dovrebbe vergognare di essere stranieri. Tra l'altro noi siamo in questo momento in un luogo che si chiama, questo luogo come si chiama? Vediamo se state svegli. Che cos'è questa? Una chiesa, sì, ma ci può dire anche una parrocchia. Sapete che significa parrocchia? Quello che stiamo dicendo. Parabolos, una parola composta di greco. Oikos è la casa di natura, dei residenti, parà accanto. I primi cristiani di sé dicevano, noi siamo parolori, che traducono nella nostra Bibbia, prima che Pietro, stranieri e pellegrini. Cioè siamo gente che viviamo qui per un po' di tempo, diamo 100 anni, ma non è qui la nostra patria definitiva. Come vergognarsi di essere stranieri e pellegrini quando è il nostro nome, è il nome che dovremmo portare? La questione migratoria è anzitutto una questione di onore. Promuovere significa per me anzitutto restituire a ciascuno l'onore di essere umano. Come appuntamente osservato secondo Bauman, questo grande sociologo, in uno dei suoi ultimi scritti, Stranieri alle porte, libro bellissimo, vi consiglio. Per giustificare la nostra inerzia, o spesso le nostre politiche di esclusione, di fronte al dramma dei migranti,
occorre quindi un'opera di stigmatizzazione dello straniero, che porti un marchio di vergogna e di discredito, che sia considerato diverso da noi umani. E lo diventa allora il terrorista, il delinquente, l'invasore, il clandestino, l'approfittatore, o semplicemente un pacco da sgomberare o da rispedire. Vedete quanto le parole sono fondamentali, come ci veniva detto qualche istante fa. Insomma, non un essere umano come noi. Non hanno immagino l'altro giorno, ho ascoltato la radio, di Mondelli, perché quest'anno è il centenario della nascita. E hanno letto alcuni brani da questo libro, Se questo è un uomo. Fra l'altro lui racconta di un incontro, di un dialogo con un ufficiale tedesco, un uomo sensibile, colto, un padre, uno sposo affettuoso, e della sensazione orribile a un certo punto di sentirsi guardato come appartenente a un'altra specie, come qualcosa di diverso dall'umanità a cui l'ufficiale apparteneva. Restituire l'onore, il volto umano. L'onore si promuove, anzitutto, ci dice il Santo Padre, l'abbiamo ascoltato, facendo attenzione alle parole. Ricordo il genere di ragazzini terribili delle case popolate, che era la madre più faticosa. Una volta, siccome c'era una chiasso, c'era un'altalena, un'altra messa, noi abbiamo in una scuola, no? Mi sono avvicinato fuori, stavano queste bambine, due giovanine terribili di 11 anni, di ragazzini, che crescono per strada. Allora mi sono avvicinato a una di loro, ha detto: come sei carina stasera? Aveva tutte le striscioline, sapete come si usava? Ha detto: se ne è andata, chi? Mi ha guardato e fa: sono uscito dalla Lione, sono andato dalla Nera. Allora ho tentato di spiegare la bambina: quella non è la Lione, c'ha un nome, anche lei, le parole a volte. Trattare l'altro, sempre per la notte, non i poveri ci sono, ma quello che è il povero è di lasciarli così sporchi. Se almeno nelle vostre chiese fossero chiamati quel nome, fossero fatti sedere nei primi posti, non si sentissero stare. Una ragazza della mia parrocchia è andata ad andare a Mineo per fare la mediatrice culturale, il suo primo lavoro era recitata, il primo contratto, il mese d'estate. Mi viene questo caro da oltre i miei più grandi d'Italia. Gli hanno detto subito: mi devi chiamare per il numero. Hanno dei nomi troppo difficili, sono troppi, e lì mi vengono chiamati per il numero. Mi sono visitato questo luogo, il caro vicino a Bari, dentro l'aeroporto militare, dove un problema è entrare e deve uscire. Dove puoi stare un anno, un anno e mezzo e non sapere cinque parole d'italiano dopo che sei stato lì. Promuovere. E poi dice il Papa: attenzione alle parole, garantendo l'accesso all'istruzione e la libertà del lavoro. Voglio leggere lì una pagina da un libro che ho appena terminato di leggere, un libro molto bello. Si chiama Il coraggio della verità, scritto da Blessing Occupelio, che è una ragazza nigeriana, laureata in informatica, che però è stata raggirata ed è diventata vittima, ha messo un lavoro volontario, è venuta pensando di fare qualcosa, si è trovata da sepolturno, buttata sulla strada, costretta alla prostituzione, anche se per lei è durata solo 4 giorni. Perché è riuscita poi a raggiungere un posto di polizia e a fare la luce. È un libro veramente molto interessante che ti aiuta a renderti conto di tante cose che purtroppo funzionano o non funzionano, ma anche cosa significa promuovere.
vorrei leggere una pagina. Quando sono arrivato in Italia, nel marzo del 2013, non sapevo una parola d'italiano. Questo mi faceva sentire non solo straniera, ma estranea, esclusa, messa ai margini. Ero senza voce. È una condizione pericolosa di esclusione, ma anche di autoesclusione. Molte ragazze nigeriane sono in Italia da diversi anni e parlano a qualcuno in italiano. Così sono costrette a dipendere sempre da qualcun altro o finiscono con le minute sui ghetti nigeriani, dove si parla di lingue locali, si mangia cibo africano, ci si cura con le medicine tradizionali, si guardano i video di nonno. Da un lato questi circoli chiusi sembrano protettivi, ma dall'altro non fanno percentuale per adeguare la condizione di isolamento, dipendenza, schiavitù e sfruttamento di queste ragazze. Per questo sindaco, con l'aiuto delle suore e dei volontari di Casa Luna, che dopo la denuncia viene ospitata in questa casa che si chiama Casa Luna, vicino a Casella. Ho pensato che la prima cosa da fare fosse imparare la lingua, impararla bene, per parlare con le persone, per capire e farsi capire, per condividere e per conoscersi per quello che si è. Ringrazio ancora gli scout di Caserta 2 che venivano a Casa Ruth per insegnarci l'italiano. Quanto è importante, se anche nella mia parrocchia si fa scuola d'italiano, e per noi c'entra il mondo. A me piace che questi volontari, per esempio di Coretta, ho scoperto che se ne andava al teatro con una Maria, una donna bulgara, che è finita a mare perché la ragazza scriveva in esperanto, una ragazza di mare, e poi è morto il marito ingegnere, era sul posto, si è ricordata di questa vecchia amicizia e ora fa la parlante al fratello di Sapo. Ma lei è insegnante di musica e questa bambina ha chiesto timidamente una stanza adesso su un coro in diretta da scuola di italiano. Intanto la mattina facevo uno stage alla cooperativa di Europa, un laboratorio di sartoria legato a Casa Ruta, dove si realizza una vasta gamma di prodotti con stoffe africane. C'è molta cura del lavoro che si fa in cooperativa e grande creatività. Le responsabili sono precise e disciplinate. Trovo che questo sia importante e giusto. Nel lavoro fatto bene, noi ritroviamo anche la nostra dignità di persone e di lavoratrici. È un senso di fierezza. La gente viene, acquista e fa sempre molti compimenti per la qualità dei prodotti. E questo mi faceva sentire molto fiero di me. Noi ragazzi sentiamo che possiamo fare qualcosa di valore, che le altre persone sono in grado di apprezzare. E qualcosa che nutre veramente la nostra autostima e la nostra speranza. Proprio la strategia fare le cose bene, essere anche esigenti in quello che si fa. Quella della cooperativa è stata la prima esperienza che mi ha aiutato moltissimo a ritrovare la mia dignità di persona attraverso il lavoro. Ho potuto inoltre incontrarmi con ragazze diverse, eccetera. Mi rendevo conto che stavo costruendo la mia persona, la mia integrità, la mia vita. E ho di nuovo messo una giovane donna che sognava di essere felice e realizzata con il suo lavoro e le sue capacità. Un po' alla volta quell'orribile sensazione di sentirmi umiliata, sporca, degradata, che ho vissuto nei pochi giorni passati in strada e anche dopo, stava sparendo. E qualcosa che si fatica a scaldarsi in rosso. Posso leggere una terza parte? Ce la fate? Che dice una cosa, a volte anche fuori dalla strada continuano a farmi sentire così,
cioè sposa, non come gli altri. Ed è una sensazione orribile. Quando la gente guarda le nigeriane, vede solo prostitute, non vede delle donne, degli esseri umani. Ci biasima e ci disprezza. Ma i clienti, nessuno si interroga su di loro. Sono quasi sempre mariti e padri di famiglia, che magari si ritrovano in strada. Bisognerebbe guardare anche l'altra faccia della medaglia, come ipocrisia e perverismo. Una volta sono andato a cercare la lavoro in una pizzeria, rispondendo a un'annuncio. Mi hanno chiesto cosa volevo. A mia volta ho domandato quanto mi guadagnavano. Di nuovo hanno fatto la domanda a me. Ho chiesto 6 euro allora. Io parlavo di lavoro, loro di sesso. Vedendo una nigeriana e automaticamente pensavano a una prostituta. Mi sono messa a piangere. Anche a me è capitato di vedere piangere una ragazza durante un grande andare, Adelaide, che viene da Ancona, che ora è medico, è tornato in suo paese. Perché quando si fermava alla stazione di autobus, la volta si fermava con le macchine, ma appunto, africana, prostituta. Volevo lavorare con le mie mani, con le mie capacità. Loro mi vedevano solo come una macchina per il sesso. Succede spesso. A volte quando cammino per la strada, l'uomo mi chiede quanto vuoi. Perché ci devono vedere solo come prostitute? Nessuno crede che possiamo fare un altro lavoro. L'unico lavoro per te straniera è la prostituzione. Questo mi fa stare molto male. Qualche volta i miei amici mi chiedono perché non esca la sera. Perché sono troppe le situazioni di imbarazzo. Molti mi vengono come una prostituta, anche se sono vestite in modo assolutamente normale. Mi giudicano per il mio colore. Per il mio colore posso essere una cosa sola. Oppure, se c'è una persona per chiedere un'informazione, automaticamente mi dicono che non hanno niente. Pensano che chieda delle cose. Non hanno nemmeno la pazienza di ascoltare. E di fatto ti hanno già giudicata. Se non sei una prostituta, sei una giudicante. A volte nessuno si ferma. Adesso quando mi sono in comunicazione, uso la mappa del mio cellulare. Ma in tutti i libri mi ha fatto tanto effetto. Oppure se non sei una prostituta, sei una giudicante. Voi sapete che per il nostro Stato, gli stranieri sono un problema di decreto sicurezza, di ogni momento, giusto? A volte nella chiesa gli stranieri sono un problema della Caritas, cioè sono dei poveri che hanno bisogno di aiuto. Ma questo, la chiesa poi, accanto alla Caritas, ci sia anche un'altra faccia che dovrebbe essere il compito della Caritas. E ci ricorda che sono anzitutto una ricchezza, non sono anzitutto una miseria, anche se ci sono anche evidentemente delle situazioni che richiedono aiuto. E in questo il Papa è sorprendente, perché non si sta a continuare a ripeterci che i migranti sono anzitutto un'occasione, un'occasione anche di rinnovare il conto con Cristo, che portano con sé tante ricchezze. Che portano con sé, questa espressione bellissima, che ognuno di loro ha con sé un segreto di cui noi dobbiamo, come ogni essere umano, custodisce un segreto, qualcosa di unico, di cui noi dobbiamo essere curiosi. E come noi non sono dei tubi digerenti, io assistente Fuccini in quel tempo, il secolo scorso, e mi è rimasto al congresso nazionale che si fece a Bari nel 1989, un professore dell'Università di Dakar, a un certo punto ha lasciato i fogli
ci ha detto con forza: dovete smetterla di guardarci come i tubi digerenti. Noi abbiamo la nostra storia, la nostra spiritualità. E invece in Africa sono come questo. Non sono come i tubi digerenti e vivono non solo di pane, come, ma vivono di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vivono di bellezza. Io ricordo la prima volta che ho messo piede nel cane di Bari, a un certo punto mi ero avvicinato con le donne nigeriane, sono accorto che ho preso, si sono avvicinate e mi hanno chiesto non 2 euro, ma 2 Bibbie in inglese, 2 Bibbie. Da buoni materialisti, nessuno aveva mai pensato che queste persone volessero pregare. E noi poi abbiamo chiesto che 2 delle baracche fossero adibite a moschea e a cappella. Anche il Papa parla, come è passato tutto detto, una promozione integrale. E sapete che il compito della migrante, se non di oggi, c'è tutto questo, fare in modo che non manchi il pane della parola, ciascuno secondo il suo cammino di fede, mettere in luce la bellezza, la ricchezza di questi nostri fedeli. Promuovere significa questo, non essere bravi, ma mettere in luce l'altro, non mettere in luce noi stessi. Nella parrocchia dove sono stato per 1 anno e mezzo fa, abbiamo fatto esperienza di questa ricchezza, accogliendo la risposta dell'appello di Papa Francesco del settembre 2015. 6 giovani, neomaggiorenni, in un bel appartamento vicino alla parrocchia, che la comunità ha costruito. Ricordate un po' l'appello del Papa, non chiedeva ogni parrocchia, di accogliere una famiglia di rifugiati. Siccome ho avuto carattere, quando abbiamo accolto la sedia parrocchiale, ho detto: il Papa non ha chiesto a ogni parroco, ma a ogni parrocchia. Quindi decidete che cosa volete fare. E quindi si è deciso di prendere questo appartamento. Però poi è molto buio, non in una casa vecchia umida, ma una bella casa di un uomo che è figlio di scalpo della parrocchia e che ha sempre il suo rischio di fittare, e nel palazzo si è subito sparso il terrore. E abbiamo deciso di accogliere dei neomaggiorenni. Sapete che uno dei fenomeni più strani, anche più inquietanti, che avevano tanti di noi non accompagnati, che fino a 18 anni sono accolti dallo Stato, in comunità più o meno, diciamo, fatte bene. Ma e vanno a valutare di fila di quelli che dicevamo prima, cioè di quelli che non sanno cosa fare e a volte diventano preda della criminalità. E abbiamo deciso, noi accogliamo alcuni di questi giorni. Però per entrare nella casa non puoi entrare se non hai un sonno. Cioè noi ti aiutiamo a realizzare il tuo sonno. Alcuni vogliono finire gli studi, altri trovare un lavoro. In cambio, perché siamo esigenti, non solo portiamo avanti la vita della casa, la polizia, la cucina, come tutti, ma anche fanno un volontariato, si intende. Allora, quando ho incontrato il 2003, ho scritto una lettera a Nicolini, chiedendo di venire a incontrare, visto che sapevo le paure che c'erano nel palazzo. L'amministratore del giorno dopo mi ha telefonato e ha detto: padre, mica pensiamo alla sala del condominio. Qua già ho tutta la testa e ho dovuto cambiare. Mi incontriamo nell'appartamento. Su 33 inquilini ne sono venuti. Dite un numero? Il panico fallito. Però bisogna dire che nel giro di pochi mesi il clima è cambiato completamente. Adesso sono tutti contenti di questi giorni. 4 di loro sono già diventati autonomi. Uno studia a Pisa ingegneria e questa settimana è emozionatissimo perché lui si chiama Ibrahim, una storia molto particolare, è stato abbandonato.
è adottato da una donna cristiana che insieme a lui, che sta diciamo una piccola ignoranza, poverissima, e mia moglie è una santa che è morta 2 anni fa, lui non l'ha potuta rivedere. Quindi tutta una storia dove poi a 13 anni ha scoperto che lui era la sua vera madre, è andato alla ricerca della sua famiglia, eccetera, e poi è partito e che comunque desidera diventare ingegnere e aiutare con gli ingegneri. Poi arrivato alla Pisa, pensate che ho conosciuto questo ragazzo, è uscito dalla comunità di 18 anni, per poter terminare gli studi, l'Istituto Tecnico Centrale, è andato a lavorare in una casa di lotta, senza acqua e senza luce, ma non perdere un giorno di scuola per 2 anni. Quando l'avete conosciuto, è venuto. E lì a Pisa, perché è emozionatissimo, perché la settimana scorsa gli hanno trovato una famiglia che lo ha preso in casa. Diciamo, ha già portato, non so come è portato, la famiglia che ha 3 figli, tanti anni, mi ha chiamato la mamma Marinella, ed è bellissimo guardare in Italia quanta bella gente c'è. Io sto incontrando tante bellissime persone, che però a volte in questo clima i leggi stessi solati scoraggiati. Invece è importante incontrarsi, sentire tutto questo. Ma per esempio potrei parlare di Yusuf, che è un ragazzo invece del Niger, a cui hanno ucciso i genitori, della zona di confine del Boko Haram. E questo ragazzo, mai scoraggiato, adesso sta finendo l'albergo. E mi ha detto qualche mese fa, non hai detto a nessuno perché temo di essere preso in giro, ma il mio vero sogno è diventare medico. Ha detto, sai, finisci la preghiera. Ma lui legge mio padre, Dante. Adesso con l'aiuto di alcuni professori universitari della parrocchia, la mattina, la sera va alla preghiera, la mattina si sta preparando il test di ingresso, non sappiamo se andrà avanti. Però credo che uno ha diritto di provare a realizzare il proprio sogno. Poi lui è proprio un trasporto, infatti è entrato nel gruppo Fratres, poi questo è l'unico musulmano osservante dei 6 in altri un po', no? E quando è andato ad Alessandria la prima volta, ha avuto una telefonata, l'ha contata, e questo qui evidentemente gli ha detto come? Si è andato ad Alessandria di Fratelli. E lui ha raccontato, ma non sono figli, credono in Dio, pregano, eccetera. Questo va a tutte le prime di moschea, con mangiamento di non è andato. Poi a volte commuove perché oggi purtroppo è stata sentita, ma che sono doloroso. Ma quando vado a parlare, è sempre qualcuno di loro insieme. E se ti viene la testimonianza, e ti commuove un po' perché tu mi dici in Italia, lui racconta che ce l'hanno così. Perché non aveva mai visto una ragazza con i capelli sciolti e quindi si sentiva un po' in colpa, ti rendi conto anche di quante domande, quante paure, no? Cioè noi siamo meravigliati del terreno fertile che abbiamo trovato con questi ragazzi. Quanta generosità, diciamo anche quanta intelligenza. E quando noi condividiamo l'accoglienza, noi abbiamo chiamato quella casa e qua c'è una mamma, che ricordate con questo episodio, no? L'ospitalità regale di Abramo a questi 3 forestieri. Abramo che vede passare i forestieri, si alza in piedi, gli va incontro, gli chiama Signore, gli fa comunare. E come questa ospitalità rende fecondo, no? Di vita. Quel figlio che non arriva a ricordare il secondo episodio, Genesi 18, che i 3 forestieri, prima di andare via, iniziano la nascita di un figlio, che si chiamerà Sorriso, Isacco. E quando l'accoglienza è vissuta veramente come promozione del volto umano dell'altro, ti rende feconda la vita, ti rende gioia la vita. E questo noi abbiamo sperimentato anche come comunità, le parrocchie. Bene, vi ringrazio per l'attenzione anche a quest'ora, non voglio essere troppo lunga, ma ecco, facciamo in modo, come dire, non è solo un peccato ogni mancata accoglienza, ma anche ogni cattiva accoglienza.
l'Italia purtroppo è questa zona grigia che purtroppo fa problema, e rende molto problematico questo. Quindi è importante invece il modo che possiamo veramente promuovere in ciascuno quell'immagine e somiglianza di Dio, quella ricchezza, quel segreto che c'è in ogni essere umano. Grazie. Promettimelo. Il tono dell'uomo diviene all'improvviso aggressivo.
malgrado Amadou non se ne accorga. Lo prometto. Per quante persone possano rogarlo, tu sei qualcosa di più bello. E questo a prescindere se tu diventi emigrato o meno, a prescindere da quello che pensano gli altri. E lo sai perché? Perché? Perché tu sei un clandestino, tu sei il destino del tuo clan, cioè della tua famiglia, tu sei il futuro dei tuoi cari. L'uomo riprende ad osservare il mare. Usmane finalmente smette di fissare lo zio e si volta anche egli verso le onde. Mi correggo. Il suo sguardo le sovrasta e punta oltre, all'orizzonte. Sono il futuro dei miei, pensa il bambino. Le parole si mescolano ad orgoglio e commozione, gioia e fierezza. E chi può essere così ingenuo da pensare di poterlo fermare?
La riflessione sulle parole che abbiamo fatto insieme questa sera mi ha colpito profondamente e mi ha ricordato una meditazione di Ernesto Liviero su Avvenire, sul tema. In questi ultimi giorni, scrive Liviero, ho riflettuto molto sul tempo che stiamo vivendo. Stiamo circondati da incertezza, toni sopra le righe, slogan urlati. Al di là delle idee di ognuno, il momento politico attuale è delicatissimo, ma è il cuore delle persone il vero campo di battaglia. La rabbia e la paura, ma anche il sentirci inadeguati davanti a sfide così grandi, ci hanno fatto chiudere il cuore. Stiamo lentamente scivolando nell'indifferenza che ci fa stare inoperosi, nella paura di perdere i nostri beni, le nostre sicurezze. La cultura dell'indifferenza ci ha abituati a tenere il cuore lontano dai problemi dei nostri fratelli, per non vederli, per non sentirli. Ma se li lasciamo entrare, possiamo sperimentare la bellezza dell'amore che condivide il dolore. Auguro a tutti voi che questi incontri possano invertire la tendenza, farci aprire un po' il nostro cuore, per non sentirci a posto, per alzarci e fare qualcosa. Possiamo iniziare a fare qualcosa proprio dalle parole. È urgente parlare con persone vicine a noi, con parole dettate dal cuore, che possono essere efficaci antidoto alle parole di odio, di paura e di chiusura che troppo spesso sentiamo. Poi possiamo anche passare al fare. Per questo motivo abbiamo pensato di concludere questa serata nella palestra qui a fianco alla chiesa, dove ci sarà non solo la possibilità di salutare i tanti amici presenti, ma ci saranno dei punti informativi di associazione che fanno accoglienza e promozione. Possiamo conoscerle, conoscere i loro operatori e volontari ed anche capire cosa possiamo concretamente fare. Ricordiamo a tutti i due prossimi incontri. L'incontro sul verbo proteggere con il professor Valerio Nida e presidente emerito della Corte Costituzionale, che si terrà giovedì 14 marzo nella parrocchia di San Lazzaro. Poi ci sarà anche il quarto incontro, fissato per venerdì 5 aprile, nella parrocchia di Gesù Redentore. Verrà a spiegarci cosa vuol dire integrare Tonio Dell'Oglio, presidente della Procività Cristiana di Assisi. Ha lavorato a lungo a fianco a Don Ciotti ed è con lui cofondatore di un'associazione sorella di Libera, che si chiama Libera Internazionale, che si occupa di contrastare le mafie anche nella loro dimensione transnazionale. Ricordiamo che è possibile comprare il libro Il diritto al viaggio abecedario dell'immigrazione, curato da Luca Barbari e Francesco De Vanna, con uno sconto particolare. C'è anche Luca che può fare le autografie. Per chi vuole, viene distribuito un documento conclusivo del meeting Libera dalla paura, svoltosi recentemente a Sacro Fano, Roma, e concluso con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Ringraziamo veramente di cuore, particolarmente Don Gianni De Robertis, per le sue parole. Don Gianni aveva una riunione a Roma, finiva alle 6, e domani mattina ha altri appuntamenti sempre a Roma, per cui deve partire presto, è venuto apposta solo per noi.